pochissimo al finale di stagione dell'Alligatore, il 16 dicembre, in prima serata su Rai 2, ultima puntata della fiction crime noir di Daniele Vicari e Emanuele Scaringi, che hanno portato in TV le atmosfere dei libri di Massimo Carlotto sulla storia di Marco Buratti, l'Alligatore, un ex cantante blues ingiustamente condannato a 7 anni di carcere e diventato poi un investigatore molto particolare, che ora ha un ultimo caso da risolvere a modo suo. Il protagonista, Matteo Martari, ha raccontato di essersi subito appassionato al personaggio con cui ha in comune le origini venete. Il ruolo di Alligatore è stato un ruolo molto affascinante da affrontare. Non conoscevo ancora i romanzi di Massimo Carlotto, ma conoscevo Massimo Carlotto in quanto conoscevo la sua storia, in quanto sapevo che fosse veneto, insomma conoscevo delle cose su di lui, ma è chiaro che non appena mi hanno detto guarda che Alligatore dovresti essere tu, mi sono fiondato in libreria e ho preso tutto quello che c'era da prendere di Massimo Carlotto. Una serie particolare come i libri, in cui si mescolano i generi con un'ambientazione parte integrante del racconto, tra nebbie, ambiguità e blues. Suoi punti chiave rispetto magari ad altri prodotti è l'ambientazione, che è molto specifica ed è questo nord, forse un po' sconosciuto, questa laguna veneta, sono dei posti incantevoli, e la musica che fa da colonna sonora per tutta la serie. Noi abbiamo avuto a disposizione i brani originali del blues, di dove è nato il blues nella Louisiana, e abbiamo lavorato su quelli e poi Teo Teardo ne ha fatto un'opera magnifica. Da un genere all'altro, vedremo presto Matteo Martari in TV in un ruolo molto diverso. Come progetti futuri al momento sono impegnato su un set a Torino, una coproduzione di Rai Fiction e Aurora per Rai 1, che parla, è un medical ambientato negli anni 60 e parla dell'ipotetico primo trapianto di cuore fatto in Italia e della macchina cuore-polmone, che insomma sono delle eccellenze presenti in Italia.